Allora, sono qui per raccontarvi un pochettino una cosa assurda che è capitata comunque a me insomma, e alla mia famiglia un po' di mesi fa, ma che comunque tuttora ci siamo dentro ancora, purtroppo, e in realtà non sappiamo bene come uscirne e non posso dirvi ovviamente troppi dettagli, ma voglio comunque rendervi partecipi di questa cosa, anche perché molte volte vi ho detto ci sono tante altre cose che comunque, tra virgolette, occupano i miei pensieri, ma non nel senso ci mancherebbe, non cose, però nel senso sono tutte, tra virgolette, rogne che voglio anche un attimino un po' raccontarvi, anche per... Cioè, per quella cosa di dire, magari non sono l'unica al mondo a cui succede, perché non, vi dico la verità che non ho mai sentito, nel senso, una cosa del genere, ma cioè, nel senso, ultimamente poi sembra che capitano tutte a me, cioè, nel senso, cioè, le cose assurde, strane, ignote, alienanti, sembra che capitano a me. Ora, cioè, nel senso, probabilmente farò qualche errore, non lo so, vi dico la verità perché, cioè, nel senso, poi non voglio neanche essere come il brutto anatrocolo che, cioè, nel senso, però effettivamente qualcosa magari di sbagliato, ahimè, farò. Non lo so, comunque allora, intanto, era agosto, allora, era agosto, allora, quindi partiamo da agosto. Avevamo pensato comunque di prendere una macchina usata a papà e alla mamma. Perché? Perché la macchina che avevano ormai nel senso era anche un po' nel senso datata. In più, abbiamo sempre avuto la passione comunque dei fuoristrada, no? Delle Jeep, anche se in realtà poi non l'abbiamo mai presi, no? Però mio padre va molto, non è tanto cittadino, no? Se deve andare in città comunque o andare in vacanza da qualche parte, insomma, andiamo comunque tutti insieme come famiglia, quindi andiamo insieme, no? A lui più che altro gli serviva una macchinina, una fuoristrada, un 4x4 semplice, basico, che comunque potesse andare nelle stradine dove piace a lui, qui in campagna, portare i suoi cani via. Poi lui pratica comunque la caccia. Insomma, cioè, nel senso, le strade che percorre lui comunque sono strade campagna, montagna, insomma, ok. E quindi volevo una cosina del genere. Il suo unico volere, tra virgolette, oltre che appunto potesse percorrere queste stradine che a volte appunto sono un po' impervie, no? Ok? E che quindi magari con la macchina che avevamo prima, che era una Golf, non era anche che ci potesse stare comunque mia madre abbastanza comoda, almeno fino comunque i posti qua limitrofi, e che ci potesse stare il kennel dei suoi cani. Quindi quelle erano le cose, nel senso semplici, basilari, non pretendeva una cosa fantascientifica, ok? Così poi anche da eliminare il camioncino, che è quello per il quale, è anche lui super datato, per il quale comunque si muoveva in queste stradine impervie, eliminando quindi le due vetture. Anche giustamente per una questione economica e anche perché poi non servivano, e avere solo quella che faceva praticamente un po' da unione di tutte e due quelle lì che avremmo eliminato. Allora, ad agosto abbiamo comunque dato via la sua Golf e imminentemente stavamo anche per dar via il camioncino, cioè nel senso che comunque era una cosa imminente. Andiamo un po' in giro comunque sui siti, sulle varie cose, insomma, capita una macchina ad agosto, una macchina qui vicino, nella zona comunque di Ponente, Chiavari, non so per chi lo conosce, comunque qua vicino a noi, e
E quindi una 4x4, una Suzuki Gran Vitara, insomma, andava bene nel senso come prezzo, come tutto, insomma, ci piaceva. E insomma, che praticamente Marco e papà partono e vanno a vedere questa macchina dal vivo. Insomma, vedono questa macchina, gli piace a entrambi, il prezzo gli andava bene, quindi nel senso, cioè, tutto a posto. L'unico problema era che questa macchina qui era stata, si era fermata e aveva dei problemi comunque al motore. Quindi il venditore, insomma, questa persona qui che gliela stava proponendo, gli ha detto, che praticamente gli avrebbe cambiato il motore, gli avrebbe dato una garanzia di 2 anni. E che quindi ci saremmo visti, insomma, che la macchina sarebbe stata consegnata non subito, però i primi giorni di settembre. Insomma, Marco dà l'acconto, tutto a posto, nel senso, e andiamo avanti. Quindi tutti belli, contenti, felici, con le fotografie della nostra futura macchinina. Insomma, sto parlando in famiglia, no? Ok, e niente, arriviamo ai primi di settembre che la macchina non è ancora pronta. Quindi noi, vabbè, un po' dispiaciuti perché siamo come i bambini, no? Cioè, nel senso, quando sai che comunque deve arrivarti qualcosa, vabbè, insomma, però abbiamo detto, sì, ma eravamo ad agosto, quindi magari, non lo so, il periodo è un po' così, quindi ci mancherebbe, andiamo avanti. Insomma, i primi di settembre arrivano i 10, 15 di settembre, insomma, tanto per andare a passa settembre, passa settembre, e poi adesso io ve la stringo perché non mi ricordo bene anche tutte le date, ovviamente. Insomma, fatto sta che io stringendo vi dico che passa settembre, passa ottobre, passa novembre, passa dicembre e passa anche gennaio, perché ormai ne abbiamo, oggi sto registrando il video, ne abbiamo 24 gennaio, noi la macchina non ce l'abbiamo ancora. Allora, in tutto questo percorso di tempo che adesso vi ho riassunto, il motore è stato cambiato, ma nel momento in cui il motore è stato cambiato, si sono accorti che anche la frizione era da cambiare. Adesso non so i termini tecnici e meccanici, insomma, però c'è stata anche la necessità di cambiare la frizione, quindi altro tempo necessario. Poi, di conseguenza, non so, questi lavori o comunque a questa macchina che si era fermata in autostrada a causa del motore, si sono accorti che anche la cinghia di distribuzione. E poi un altro pezzo, adesso non mi ricordo. Insomma, fatto sta che praticamente ci sono stati vari step di necessità, appunto, di avere questa macchina ferma da un meccanico a fare tutti questi lavori, ok? E io non so adesso quanto uno ci mette impiega a fare questi lavori. A un veicolo, no? Però insomma mi sembra mentalmente che lasciamo perdere i giorni di agosto, però insomma da settembre arrivare a fine gennaio mi sembra un po' eccessivo. In tutto questo praticamente noi abbiamo anche lo stress che praticamente, cioè noi dobbiamo, cioè, chiamiamo sempre questo tizio almeno 2 volte alla settimana, se non tre, e questa persona qui, gentilissima, sempre con una parola carina, un tono pacato, dispiaciuto, insomma, ci continua a dire, solitamente, insomma, passa da, se lo chiamiamo il giovedì, passa a dirci, dammi ancora fino a lunedì, e lunedì ti porto la macchina. Se invece lo chiamiamo il lunedì, solitamente ci dice, dammi tempo fino a mercoledì, giovedì, e poi ti porto la macchina. Insomma, tutto questo, in tutti questi mesi. Tra una cosa e l'altra, oltre a questi problemi comunque del veicolo,
lui nel frattempo aveva avuto anche dei problemi di salute, tra virgolette, nel senso un'influenza che poi era andata in bronchite, polmonite, eccetera. Quindi abbiamo anche atteso, tra virgolette, che si riprendesse, eccetera, eccetera. Quindi gli abbiamo anche dato, cioè non è che siamo, voglio dire, azzeccosi da dire, cioè nel senso, ok, però nel senso adesso con tutti questi mesi che sono passati non riusciamo più a capirci niente, perché ad oggi, quindi ad ora, questa macchina deve essere ancora ferma da questo meccanico che però non sappiamo quale, cioè nel senso non è. Fotografie della macchina non abbiamo più visto, cioè nella macchina Marco e papà l'hanno vista solo quel giorno ad agosto quando hanno deciso di prenderla. Non abbiamo pagato tutta l'intera somma, ma quasi, cioè nel senso perché alla fine tutti questi lavori avevano anche, tra virgolette, impiegato comunque anche uno sborso di soldi comunque da parte, nel senso, di sto tizio, quindi praticamente durante tutto questo tempo ci aveva chiesto anche dei soldi extra e quindi gliel'avevamo dati, tanto avevamo detto glieli diamo meno alla fine, cioè nel senso, cioè, abbiamo cercato di agevolarlo perché comunque abbiamo capito che, cioè nel senso, almeno abbiamo capito, ci siamo fidati che insomma che probabilmente ci sono stati dei lavori extra che lui non aveva previsto e che quindi, cioè, gli siamo andati incontro, infatti, cioè, mi sembra, insomma, che gli siamo andati incontro. Fatto sta che ad oggi praticamente questa macchina non è ancora pronta, questo, così ci dice, no, a questo punto, perché io non. Cioè, io ho ancora fiducia in questa persona perché sono una persona che comunque, come comunque la mia famiglia, ama avere fiducia nelle persone, però a questo punto cioè, non lo so, non so più cosa fare perché questa macchina non è ancora pronta. Tra l'altro non è per capriccio o per appunto come un bambino che sta aspettando ancora il gioco. Il discorso è che la macchina ai miei serve perché il camioncino si ferma ogni 2x3. Sì che ci siamo noi, però mia mamma deve anche andare a fare comunque delle infiltrazioni per la schiena, deve andare, cioè comunque no, al giorno d'oggi comunque anche se uno la usa poco la macchina non può stare senza macchina, di conseguenza noi siamo anche, cioè nel senso io non, cioè, non posso neanche dire vado a farmi, non lo so, una settimana via perché comunque so che i miei rimangono senza macchina, cioè nel senso avete capito, sono tutti piccoli problemi, ma che poi si risolvono in problemi, cioè si ingrandiscono ancora di più poi nella vita quotidiana. I miei non sono comunque cioè, liberi di andarsi a fare una visita, un giro da qualche parte, una spesa in città, cioè nel senso non hanno la macchina da agosto e cioè nel senso è brutto, cioè nel senso poi quando uno non capisce il perché. Cioè, quando uno non capisce il perché questa persona qui continua a dire, cioè, non sappiamo qual è il vero problema, cioè, nel senso, l'abbiamo pensato ormai tutte che questa macchina, io non lo so che cosa in realtà abbia, però allora perché non ce lo dice? Cioè, nel senso che non riusciamo a capire il nesso logico. Ora, noi non sappiamo come uscirne, perché? Perché questa persona ci continua a dire sempre che la macchina non è ancora pronta. Quindi non sappiamo bene anche che cosa c'ha questa macchina, se ci dobbiamo fidare nel senso delle sue parole. E poi anche il perché questa macchina non è ancora pronta, perché, cioè, nel senso, ora appunto ripeto, non sono un meccanico, ma cioè, non riesco a capire quanto tempo possa impiegare. Cioè, o bene, siccome appunto sono ignorante in materia, ci vuole, adesso io non lo so, ci vuole 4 mesi per aggiustare questi problemi meccanici della macchina, bene, allora dimmi che ci vogliono 4 mesi, non riesco a capire, non riusciamo a capire perché ci continua a dire 2 giorni è pronta e poi invece non è mai pronta e passano tutti questi mesi, cioè o mi dici subito che appunto che il meccanico ti ha detto che servono, sono necessari per la risoluzione insomma dei suoi problemi un tot di mesi, allora uno aspetta, risolverà in altre maniere le sue problematiche di vita comune, quotidiana, però nel senso almeno lo sa, invece no, 2 giorni, 2 giorni, ancora 2 giorni, cioè
Cioè, è una cosa veramente che sta di assurdo, cioè non sappiamo proprio come fare. Tra l'altro, cioè, non sappiamo come uscirne. Al che praticamente adesso siamo rimasti, cioè, a Marco educatamente gli ha detto: senti, a questo punto io devo risolvere questo problema, nel senso non posso più aspettare. O mi acceleri questa cosa e mi dici veramente che comunque tra una settimana la macchina è pronta, o comunque sia io, cioè nel senso dammi i soldi che ti ho dato, dammi i soldi indietro e cercherò un'altra macchina, cercherò di risolvermi il mio problema. Insomma, a quanto abbiamo capito, questi soldi non ce l'ha al momento almeno, e quindi noi siamo in questo baratro, cioè nel senso, non sappiamo se è adesso alzo le mani, ma se è una truffa, se è un, cioè non riusciamo a capire comunque come uscirne più che altro, come uscirne amichevolmente, nel senso, però uscirne, nel senso che comunque noi dobbiamo risolvere questo problema per avere una macchina, cioè nel senso, perché comunque serve un mezzo di trasporto, cioè nel senso ad oggi non possiamo più aspettare, cioè o comunque aspettare, ma cioè sia una settimana, che sia una settimana, e quindi non sappiamo come fare, come comportarci. E anche ho detto magari vado alla ricerca di un'altra macchina, però nel frattempo siamo sempre bloccati lì perché non è ancora chiusa questa situazione. Cioè io non vorrei che magari prendo impegno con un'altra macchina e nel frattempo questo magari si presenta, perché poi non si sa mai, la macchina è pronta, quindi io devo chiudere prima questa faccenda e poi propinquarmi verso un'altra, comunque un'altra direzione, se così fosse. Io No, cioè, dopo il divano, che era sempre nello stesso periodo, perché la cosa del divano è successa a maggio e poi noi l'abbiamo risolta praticamente 20 giorni fa. Anche lì voglio dire, cioè, non, sì, un negozio, può fallire, tutto quello che volete, però sinceramente, cioè, anche lì una batosta. Adesso comunque, cioè, questa, io non so, cioè, non so veramente più dove girarmi, dove guardare, che mondo comunque, non che mondo è diventato, però non riesco a uscirne. Ora io ho voluto parlarne perché poi vi dico, sono preoccupata, mi succede mai una gioia, vi dico tutte queste cose qua e magari voi pensate, questa qua è matta, cioè no, non sono matta, però non so neanche perché mi succedono tutte queste cose ultimamente. E quindi, insomma, questo anno ho iniziato praticamente con gli stessi problemi che mi ero portata dall'anno vecchio, cioè nel senso non riesco proprio a trovare una soluzione. Ora, io sorrido perché onestamente non sono cose per piangere, nel senso, o ok, per fare una tragedia, però sinceramente sono cose che ti segnano perché ti fanno venire meno di fiducia nei confronti del prossimo. Secondariamente sono rogne che no, non si riesco, cioè, non si riescono a risolvere, non sai come risolverle. E niente, ve ne ho voluto parlare perché mai una gioia, e anche per non lo so, una sorta di aiuto vi chiedo, nel senso, se per caso avete mai sentito delle vicende del genere, o comunque se per caso sapete magari come si ci comporta in una situazione del genere, appunto se magari è un vostro conoscente, un vostro cugino, un vostro familiare, a qualcuno, avete magari visto a volte anche, non so, alla televisione, no? Non lo so, non so proprio come, perché tra l'altro questa persona qui è, tra virgolette, nonché, però è abbastanza, insomma, ci sono due o tre persone che comunque l'hanno conosciuta, hanno avuto a fare con lui, perché poi abbiamo chiesto un po' comunque in zona, e comunque si sono sempre trovati bene, nel senso, hanno concluso i vari acquisti, vendite, compravendite di veicoli, tutto bene. Quindi è per questo anche che continuiamo a mantenere la fiducia in questa persona, anche perché appunto se avessi già sentito qualcosa, allora dici, aia,
Allora, ecco, ci siamo. Però nel senso, appunto, se te ne continuano a parlare bene, cioè bene nel senso normale, senza dettagli poco carini, e non riusciamo a capire come, cioè, come uscirne. Cioè, nel senso, ogni giorno speriamo che comunque ci chiami e che ci dica è pronta. Tra l'altro avevamo anche pensato di, cioè, nel senso che ce la dia anche rotta, tra virgolette, cioè nel senso con queste ultime cose che non so a questo punto cosa è rimasto da cambiare, che ce la dia nel senso e ce la facciamo aggiustare noi in loco, cioè nel senso andiamo là, la prendiamo con un carattrezzi e ce la facciamo aggiustare noi, cioè nel senso io non riesco a capire, però non ci sente, cioè nel senso non ci dice questa soluzione, ecco, non ci propone questa soluzione. E poi parla abbastanza frettoloso, nel senso, no, no, ma ancora 2 giorni, e chiude la telefonata dicendo appunto ancora 2 giorni, e quindi noi poi ci attacchiamo a questi 2 giorni di speranza, e poi però ormai l'abbiamo capito che insomma continua solo a portare avanti la situazione senza concludere, e quindi non, poi ripeto, non ci fa parlare con questo benedetto meccanico, non sappiamo che meccanico sia, non abbiamo più avuto fotografie del mezzo. Dice che ha tenuto tutti i pezzi cambiati, che c'è appunto che ci darebbe almeno per il motore, però la garanzia di 2 anni, insomma, tutte queste buone parole, buoni propositi anche, però poi alla fine manca. E quindi non sappiamo appunto ad oggi ancora gennaio 24 gennaio 2024, non sappiamo ancora come uscirne da questa situazione. Quindi è anche per questo appunto che cioè, non avevo tanta voglia comunque di fare i video, perché poi magari se mi vedete con la faccia, cioè, volevo parlarvene, ecco, solo che ho aspettato un po' perché non ci cioè, ho detto vabbè, poi si risolve, quindi poi gli racconto tutta la cosa finita. Insomma, invece vedo che adesso praticamente è passato di nuovo quasi un mese e di nuovo non è successo niente di nuovo, ma siamo sempre fermi qui. E quindi ho detto no, non gli racconto proprio tutti i dettagli precisi, però insomma vi ho fatto una panoramica. Bruno, vi ho fatto una panoramica, è un motorino, vi ho fatto una panoramica della situa e niente, così per portarvi nella mia quotidianità, ecco. Basta, è un motorino. Per portarvi nella mia quotidianità e niente, così magari capite anche un po' di più i miei magari malumori o stati d'animo. Comunque ci sono cose peggiori, quindi in qualche modo ne usciremo vincenti, vittoriosi. E niente, volevo solo appunto rendervi partecipi. Spero invece di darvi delle buone notizie, comunque magari più avanti nei prossimi video, chissà che magari voi mi portate fortuna e che quindi siccome mi avete magari ascoltato, magari mi darete qualche consiglio oppure non lo so, oppure mi porterete semplicemente fortuna e quindi la cosa si risolverà nel migliore dei modi e il più presto possibile. Comunque, niente, io vi abbraccio e niente, grazie per esserci sempre per me e niente, ci vediamo nel prossimo video.